Stanno andando avanti mentre registriamo il telegiornale le procedure per scrutinare le schede. Dai primi dati emerge che il PD abbia preso la maggior parte delle preferenze con 3.279 voti al Senato, seguito poi dal Movimento 5 Stelle con 2.613, dal PD con 1.602 voti e da Scelta Civica con Monti 1.261. Ancora parziali invece le preferenze alla Camera. E intanto si attendono i risultati da Pinerolo. Sì, il Partito Democratico a Pinerolo ha tenuto, il PDL mi pare che abbia qualche defezione. Sostanzialmente le previsioni del pinerolese non vanno lontano da quelle che si prevedeva. Parlo del pinerolese. A livello invece nazionale rimanderei al momento in cui si conoscono tutti i dati per avere una definizione. Per quanto riguarda invece il movimento di Grillo, anche lui ha avuto un ottimo successo. Cordoglio ad Airasca per la morte di Fabio Negri, l'operaio di 38 anni che la scorsa notte, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri di None, ha perso il controllo della sua macchina ed è uscito di strada. L'urto è stato violento e l'uomo è morto sul colpo. Fabio Negri, oltre che lavorare in una fabbrica, era anche istruttore di fitness e a volte lavorava come bodyguard. La procura di Pinerolo ora ha dato nulla osta per la sepoltura. A due giorni dalla disgrazia di Clavière, dove cadendo dalla seggiovia una ragazza inglese è morta, ieri pomeriggio un'altra ragazza, questa volta italiana, è caduta dalla seggiovia del Cite Rock a Sestrier da un'altezza di 2,5 metri. Soccorsa dal 118, è stata asportata all'ospedale di Susa.